stesso collega di Lebel, che è questa sociologa francese del 72, ha pubblicato questo saggio che si chiama Biologia razzista e la biologia razzista, in cui lei praticamente individuava quelle che erano le matrici del fenomeno razzista, molto bene. Secondo quello che è alla base di, diciamo, tutta la mia riflessione, a un certo punto io partivo da quella che rimane che è un po' particolare in quest'area, se mi sono resa conto che potevano tranquillamente essere in un certo senso non solo intersecati ma quasi sovrapposti. Cioè quella che rimane individua due matrici del razzismo, quando mi spiego bene, ma una si chiama autoreferente e l'altra si chiama eteroreferente. La penna vuole sì. Attenzione di punto. Allora, la cosiddetto autoreferente è praticamente quel razzismo esemplificato dal modello nazista, per cui non c'è una forma di rappresentazione, come diceva Valeria l'altra volta, che in un certo senso obliterà, nasconde l'io e di fatto si limita a identificare l'alterità, ma al contrario, si autorazzizza, quindi è autoreferente, si autorazzizza, tutto il resto non è solo alterità razziale, è subumanità. Quindi potete ben vedere che il razzismo razzista è questo, cioè esiste un'unica razza ariana che diventerà quella che dominerà il mondo, la differenza, la mescolanza non solo non esistono ma sono degenerative e comunque si producono delle una genealogia inferiore che va dominata ma che poi andrà spontaneamente o meno verso lo sterminio o l'altro sterminio. È anche quello che io ho individuato nel colonialismo secco di popolamento, cioè nel rapporto fra il colono e il colonizzato, laddove il colonizzato non è come in India che viene messo a valore e quindi fatto lavorare all'interno di un sistema che non prevede l'eliminazione dell'indiano, ma prevede un controllo biopolitico, un dominio, un'egemonia culturale, sempre che ce la faccia da arrivarci, però sicuramente il dominio dei corpi. Per esempio nel colonialismo invece settler australiano, così come quello diciamo israeliano e statunitense, l'idea è quella di eliminare, espellere ciò che non ha una omogeneità razziale con quella che viene ritenuta la razza superiore. Ora, ovviamente non tutti pensano lo stesso all'interno di questi stati, stiamo parlando di costruzioni razziste che hanno avuto un forte portato statuale, sono state, come dire, foraggiate, hanno avuto molto consenso dalle varie correnti culturali, quindi anche da molti settori della società, ma non è che non hanno trovato mai una forma di contrapposizione o di, insomma, di anche strenua resistenza da parte di chi poi viveva lo stesso privilegio, no? Come nel caso dei bianchi che marciarono nel 59 la marcia in Washington con Martin Luther King, per dire, ad esempio. Oppure gli stessi bianchi che aiutavano le nere a scappare dal segregato verso il nord, quindi dicendo. Il lettero referente invece l'altro è quello di cui parlavamo con Valeria, cioè è praticamente una costruzione razzista costruita per contrasto, ossia lui è nero, quindi implicitamente lo sono bianco. Lei è nera, quindi implicitamente lo sono bianco. Nella mia tesi, parto da questa brevissima cornice concettuale, per spiegarvi qual è la mia tesi. Cioè, secondo me, il razzismo tradizionale, quello italiano, che alberga nel senso comune, nell'immaginario collettivo, non sto parlando delle correnti antigiudaiche più forti e poi dell'antisemitismo istituzionale, ma sto parlando di una specie di del condimento di qualsiasi idea di identità, alterità, che fa parte, diciamo, della costruzione italiana nella unità in poi. Poi in realtà si potrebbero anche rintracciare diciamo, le costruzioni precedenti, ma secondo me l'unità è un pochino la somma di ciò che già girava durante il Risorgimento, diciamo così, e poi successivamente il fascismo. Cioè, secondo me c'è una continuità fra il periodo risorgimentale dell'unità fino al fascismo nel 36-37, cioè prima
approvassero la legge coloniale, ovvero la legge organica per l'impero, che è del 36, e la condanna del Madamato, la legge che condanna il Madamato, che è del 37. A partire da qui, anche se ricalcano molto le leggi che già erano state approvate nel 33, quindi prima della proclamazione dell'impero che avviene nel 36, ci sono alcune, come dire, sia più ricalcata la mano su particolari aspetti, sia vengono, diciamo, modificate alcune, diciamo, normative che avrebbero migliorato la vita dei meticci, che dà proprio un senso molto chiaro. Poi la condanna del Madamato è perfetta in questo senso, per cui l'uomo bianco non poteva accompagnarsi più legittimamente con la vita. Praticamente sono il primo passo verso una svolta radicale. Una svolta radicale che poi prende in realtà una tangente abbastanza contraddittoria con 38-39, cioè con il manifesto dei scienziati razzisti del 38 e le leggi razziali del 39. La mia tesi è praticamente che fino al 36-37 quello che abbiamo è un razzismo eterodifferente, cioè sia che sia il cosiddetto neo-interno, cioè meridionale, rurale, via dicendo, sia che sia quello coloniale, l'identità razziale degli italiani non è mai esplicitata se non per contrasto. Quello è il male, noi siamo il bene, ma non viene né nominata in senso razzialista, cioè non viene associata a una bianchezza, anche se sempre implicita, ovviamente, ma viene quello che è, diciamo, l'oggetto principale della razzizzazione, che è l'altra. Allora adesso vi farò vedere alcune immagini, così magari il commento vi balza subito all'occhio, perché il visivo è molto importante quando si discutono queste cose. La mia tesi è che da una parte avevamo numerose bicefalo, no? Dall'altra avevamo invece chi era, diciamo, l'avvocato della omogeneità razziale dell'italiano, meglio ancora tipo Giuseppe Sergi, che è un grandissimo antropologo. Diciamo, scrive soprattutto fra la fine dell'Ottocento e del Novecento, in cui addirittura si pontifica, si postatizza un'idea di superiorità razziale degli italiani come mescolanza. Cioè, essendo stata una mescolanza da sempre tra stirpe alpine, qui pigliate ovviamente con le pinze tutte le categorie che uso, perché vengono molto variabilmente utilizzate da questi antropologi, medici, scienziati di vario tipo, positivisti, usa gli stessi significanti per significare cose completamente diverse. Quindi, praticamente, quello che legge Sergi è: abbiamo gli ariani sono barbari che vennero dall'est, occuparono, diciamo, rapidamente alcune parti del nord Europa, arrivarono a toccare solo brevemente l'Italia, perché l'Italia, nonostante la decadenza dell'impero romano, poi risorge dopo il Medioevo, ovviamente attraverso i comuni, il rinascimento, fino al risorgimento e l'incorporamento della nazione, no? Una visione molto positivista e storicista, ovviamente. No? Però gli ariani sono madri. La vera cura della civiltà europea è la mescolanza, quindi l'italianità come luogo della mescolanza, e la mescolanza è positiva. In più, la mescolanza fra stirpi camite e semite, camite cioè africane e semite, con questo si identifica non solo gli ebrei, ma diciamo tutta la parte del Nord Africa e l'Arabia, quindi tutto il Medio Oriente. Ora, in una situazione del genere, capite bene che abbiamo un Italia liberale nombroso, che diceva che il massimo di criminalità, secondo misurazioni cranometriche, si collocava tra la Sardegna, la Calabria e la Sicilia, e soprattutto tra le zone rurali, anche il Piemonte, Bicefalo diceva l'Italia del Nord e l'Italia del Sud, sono due Italie che non possono comunicare. Bicefalo era il sud, era il meridionale. Nonostante ciò, anzi, sicuramente per questo, il fatto di identificare nel meridione una forma di barbarie era una richiesta, e ci sono alcuni antropologi storici molto importanti che hanno tracciato l'immaginario legato all'interiorità, fra periodo liberale e fascista, soprattutto periodo liberale, che sono un americano e un inglese, un John Dickey, che è inglese, e Nelson Moy, che invece è americano. John Dickey dice proprio questo: Bicefalo in realtà non stava dicendo ok, buttiamo a mare il meridione, diceva per favore colonizzato. Infatti si parla, come studiosi, parla di una vera colonizzazione interna, che non è solo, diciamo, uno sbarco dei mille, ma è anche proprio una
questione di omogenizzazione culturale secondo il libro cuore. Okay? Il libro cuore come luogo della costruzione, e poi ovviamente, vi ricordate la famosa frase fatto l'Italia bisogna fare italiani, che è stata diciamo, attribuita a chiunque, mai di Martini, Ferdinando Martini. Beh, Ferdinando Martini era un pedagogo e scriveva manuali per poter riuscire in un certo senso a omogenizzare culturalmente attraverso la scuola gli italiani. Quindi c'era la richiesta di Vicenza, era per favore andate con l'Italia. Non era così strano, né all'elite politica, tantomeno all'intellettualmente. Quindi vedete che nonostante diciamo, abbiamo posizioni di grande condanna verso la arcatezza del nero interno, a posizioni invece che diciamo tentano di includerlo come civilizzabile e non tarato nel senso più, adesso non si parla ancora di genetica perché la genetica è del 1902 quindi non si può parlare di questo, ma nel senso comunque biofisico, biochimico del termine, molto fondato su presupposti evoluzionisti e positivisti, è tarato e quindi non è recuperabile. Ora arriviamo alla migrazione, tanto vi faccio vedere, ovviamente questo film lo conoscete, un film stupendo, e alcune immagini, questa è... Questo vengo un po' sì, così ci dobbiamo mettere. Questo per esempio, questo Madison Grant americano, divide, io con me va benissimo, Madison Grant divide, qui lo potete vedere, è uno degli esempi di divisione dell'Europa per razze. Quindi quella rossa è la nordica, quella verde è l'alpina e quella gialla la mediterranea, ok? Questa idea non mica stupida, nel senso che non fu così superficialmente descritta, divenne manuale per chi andava a selezionare le migrazioni entranti negli Stati Uniti. Cioè, i nordici, quindi dove vedete il rosso, in Australia, così come negli Stati Uniti, vengono considerati accettabili, assorbibili dal punto di vista razziale, ma anche assorbibili dal punto di vista etico-culturale, quindi venivano classificate queste popolazioni come le uniche capaci di integrarsi dal punto di vista sia del sistema legale, quindi accettare le regole della convivenza civile, sia dal punto di vista, diciamo, sia proprio dal punto di vista anche della avanti poi genetico. Okay. Chi invece veniva dal sud, quindi apparteneva alla razza mediterranea, era meno facilmente integrabile. Ovvio, qui non stiamo parlando, questo è sempre bene dirlo, e credo di averlo accennato anche l'altra volta, non stiamo parlando di popolazioni che furono respinte alla frontiera. Non furono popolazioni respinte alla frontiera o popolazioni che non ebbero la cittadinanza. Cioè, la differenza, diciamo, degli afroamericani, questo è un elemento che ci deve far riflettere su il posizionamento dei Black Studies rispetto ai White Studies negli Stati Uniti, ma non solo negli Stati Uniti, ovviamente, per motivi diversi. Quando gli africani americani dicono sì, vabbè, però a voi avete potuto votare subito, perché voi andate alla cittadinanza da poco, i vostri figli immediatamente, e avete, insomma, siete potuti andare alle urne, non c'è il suffragio femminile, ma va bene. Noi abbiamo dovuto aspettare i diritti politici, che sono arrivati nel Novecento. A questo punto si capisce che nonostante si dice no, Italians are negros with no memory, no? Sono negri senza memoria perché non si sono dimenticati del fatto che venivano lanciati. È vero, venivano lanciati come nel 1911, questo fosse Filadelfia, questo famoso avvenimento per cui si dice che degli italiani abbiano ucciso un poliziotto. Questi italiani vengono scarcerati, vengono linciati, uccisi in pubblica piazza di fronte al tribunale, quando è stato tribunale dalla diciamo, popolazione bianca stante che li aspettava. Cioè, è ovvio che sono stati linciati, segregati, tutto quello che vi pare, però a differenza degli afroamericani sono stati poi integrati perché considerati assorbibili. Ovvio, non fanno parte del nucleo, diciamo, sovrano, del nucleo dei cosiddetti padri della patria, i padri pellegrini,
Quindi a loro devono ringraziare di essere stati accolti. Non è a loro che viene, no, posto invece il ringraziamento di aver colonizzato, cioè la posizione è comunque di subalternità. Però gli italiani, comunque questo per arrivare al punto di dire gli italiani, emigrano, e il fatto stesso che in Italia Wicefalo piuttosto che Lombroso, Sergi dicono, vedi che abbiamo ragione, perché? Perché neanche loro li vogliono. Quindi noi speriamo che se ne vadano, perché alleggeriamo il peso demografico e permettiamo che le poche risorse che ci siano siano destinate ai migliori, così ovviamente per una selezione che non è eliminativa ma in un certo senso espulsiva, chiamiamola così, chi rimane dentro riuscirà a procreare una progenie migliore, sia dal punto di vista sociale, culturale ed economico, ma anche evidentemente non tarata, secondo, diciamo, le misurazioni lombrosiane, non tarata dal punto di vista fisico, che si rifiutano quegli altri. Allora, questo per dirvi che questa idea perdurò fino al 1927, fu Mussolini a chiudere le frontiere di uscita, su ovviamente calda richiesta degli Stati Uniti e dell'Australia. Però il fatto che Lombroso appunto venisse eletta da Madison Grant piuttosto che dagli ufficiali che selezionavano Ellis Island, chi entrava e chi non entrava, ti dà l'idea della costruzione dell'italianità che veniva ad essere in Italia in quegli anni, che appunto travalica il passaggio dall'età liberale al fascismo, arriva fino al 27. Dunque poi col 27 si ha un cambiamento fondamentale, che è quello per cui l'idea che già esisteva nell'Italia liberale fra alcune voci minoritarie di ridirezionare gli emigranti verso l'estensione del perimetro in Italia, cioè l'Italia. Però fu soprattutto Mussolini dal 27 in poi che la rese, come dire, il verbo della nuova idea di Italia o di Magna Italia di quegli anni. Questo per arrivare, qui c'è un po' di che poi questa roba qui c'era un po' un vero e proprio investimento economico, anche come il film Mondo Nuovo, in cui c'era questa figura degli intermediari che passavano false pubblicità di questi territori dell'America anche per finanziare i fiumi di latte, le zucche giganti, sì, queste fotografie che facevano passare le passaggi, ed erano anche le compagnie navali italiane che erano in quel periodo dal punto di vista dei sistemi di comunicazione comunque importante. La ferrovia ancora non era completata in Italia, quindi verso il fine 800 era anche su via marittima che si finanziava economicamente. Soprattutto, sì. No, questo immaginario di nuovo mondo che inizia appunto con la scena, a parte quella delle pietre, la seconda scena è quella delle zucche giganti, le vacche giganti, per poi la scena meravigliosa di loro che nuotano in lago. Cioè il fatto che quella è la terra della cucagna. Sì. È l'Eldorado dove c'è abbondanza, dove si mangia, dove tutti possono diventare ricchi, ma soprattutto di base si può mangiare. E, perché non hanno idea di che cosa sia neanche la città di New York, dove approdano, è un grosso mostro per i fagocita, se vi ricordate tutti i film di Fritlang e via dicendo. Per un contadino addirittura che viveva a Louisiana, New York era un mostro. Però vi immaginate per una persona, un uomo, una donna che arrivassero dalle zone rurali, diciamo più periferiche rispetto ai centri urbani che nascevano in quel periodo in Italia. Molto vera questa cosa, le rimesse sono fondamentali. Cioè, nel senso, i governi liberali di quel periodo ci guardavano come alle rimesse, e non era solo appunto ve ne andate alleggerite e soprattutto vi portate la criminalità fuori dal confine, ma rimandate i soldi che in un certo senso ci aiuteranno, poi lo sappiamo perfettamente che i soldi poi avevano tutt'altro valore di qua e di là, cioè nel senso, e gli unici due grandi partiti, partiti uno ancora non era un partito, era come dire, i sindacati e le azioni, i vari circoli cattolici, ancora non esistevano neanche il Partito Cattolico, socialista, erano gli unici due di massa che riuscivano a vedere a questa cosa come un momento fortissimo, sia per l'autorappresentazione di chi restava, sia per l'autorappresentazione di chi partiva. Ci sono delle indagini molto belle americane, ovviamente. L'americano è qualcosa di australiano, ma soprattutto americano, di questa gabaccia, scrive le forme di affiliazione, di lealtà dell'individuo maschio-femmina che partiva con il clan,
che veniva dallo stesso paesino, in realtà insomma tipo scatolette, no? A scatole cinesi, e arrivava fino a una costruzione dell'italianità che non era però mai speculare a quella che le elite urbane italiane si aspettavano che questi migranti avessero, riuscissero a costruire. Di cui si creavano varie Italie, ed è vero, ed è una cosa insomma chiarissima anche oggi da questo punto di vista. Ed è interessante perché ovviamente se è contrappuntistica qualche cosa comunque sempre vale nella costruzione dell'italianità. Gli italiani vanno là non solo bianchi, no? Il famoso libro uscito qualche anno fa in italiano, gli italiani sono bianchi, di Jennifer Salerno e Guglielmo, se non mi ricordo il nome, del saggiatore, in cui vengono raccolti una serie di saggi, le persone che sono artisti, diciamo scrittrici, anche cantanti o ricercatori che si occupano dell'hip hop italiano, del cinema degli Stati Uniti, si chiedono quali sono stati i livelli e i passaggi del sbiancamento degli italiani. Bene, questo per dirvi che se l'italiano migrante non si sentiva bianco, diciamo che sicuramente il ritorno sull'Italia era di non bianchezza. Gli italiani non sono bianchi, partono da non bianchi e arrivano da non bianchi. E chi, quando si parlava del negro interno, no? Era l'idea, io l'ho definita così perché è più facile di immediato, l'idea che avevano le elite urbane, appunto, borghesi e diciamo filo europee o europeiste, nel senso che guardavano all'Europa come punto di riferimento culturale, ovviamente era l'Inghilterra e la Nuova Germania, per riuscire a essere un po' più bianchi, diciamo così, comunque entrare nell'alveo delle potenze mondiali e avere anche dal punto di vista culturale, recuperare quella fama che avevano insomma fino all'età del Rinascimento, in un certo senso staccarsi da ciò che non lo era e far vedere la differenza, no? Era estremamente importante. Quindi sì, quelli sono quelli non bianchi, però ci sono i bianchi, ci sono gli alpini, no? I mediterranei sono quelli là, sono quelli che noi colonizziamo all'interno. Ecco perché, per quale motivo vi dicevo, è eterorefente, poi ci sono i coloni. Gli italiani vengono mandati in Libia, la Libia è da colonizzare come colonia di popolamento, vengono mandati migliaia e migliaia di persone in Libia. Ora, i libici, in molto della letteratura scientifica del tempo, venivano considerati fratelli minori, non l'alterità più assoluta. Poi è ovvio che arrivava, c'è questo libro che sta per uscire di Alessia Spadaro, che esce tra l'altro nella stessa collana di questo qui che sto scrivendo con Cristina in Mar di Oro, della storia dell'Italia coloniale in Libia, no? Storia italiana in Libia. Racconta proprio come, che ne so, la vecchia popolare toscana fosse particolarmente cattiva nei confronti delle altre donne libiche, perché ovviamente distanziarsi dal nero voleva dire in un certo senso assurgere a una posizione più alta di bianchezza rispetto a chi? A tutta la gerarchia di bianchezza che andava dalla, diciamo, dalla nobile donna o alto borghese fino alla libica. È ovvio che lì si giocano posizionamenti che sono intersezionali, per cui, però generalmente nella letteratura di quel tempo, tanto è vero che i libici venivano direttamente considerati cittadini italiani, legge del 1911, okay? E erano appunto considerati anche culturalmente, biologicamente, biologia e cultura sono molto sovrapponibili in questo periodo, perché appunto siamo nell'epoca del darwinismo sociale che in Italia viene acquisito, ma non come si può dire, oro che cola, no? O verità rivelata. Cioè c'è sempre più un tentativo di storicizzare il rapporto più biologico, per cui piuttosto si preferisce dire i libici, i romani erano fratelli perché appartenevano allo stesso territorio che era quello attorno al Mediterraneo. Ovviamente con la legge del 37-37, come vi dicevo prima, questo sale. Ora passo velocemente al fascismo perché altrimenti non finiamo più. Beh, questo Lombrosino lo conoscete, è simpatico, e ovviamente un po' di misurazioni craniometriche e via.
secondo me durante quel, diciamo, 21-22 fino al discorso dell'ascensione 27, quello che si ha è una generale continuità, però con una profonda, profonda differenza, che è quella di tentare di fare quello che Paul Gilroy chiama l'encampment tipo razziale, cioè entro il perimetro di una nazione, che è anche una nazione totalitaria, ci deve essere uno spazio e quindi anche dei corpi che sono omogenei e lisci. Non ci devono essere discriminanti, ok? Questo significa, se non lo si può fare immediatamente, perché appunto non si ha la bacchetta magica, operare su due traiettorie, da un punto di vista, diciamo, più ideologico e retorico, una traiettoria o una strategia discorsiva, dal punto di vista invece più pratico e materiale, cominciare a fare delle riforme molto precise. Allora, la modifica del lavoro continuo piuttosto che del ferrarese, la costruzione. Una delle cose su cui mi sono sempre interrogata è perché, diciamo, le resistenze a condannare ancora oggi il fascismo più grosso che sia in Italia sono nel sud. E io dicevo, perché? Allora, rileggendo a ritroso questa storia ho capito perfettamente, cioè nel senso che per la prima volta veniva incluso discorsivamente e dal punto di vista infrastrutturale, chiamiamolo così, ma non solo, finalmente lo spazio politico della nazione. Tu prima eri merda, detto in poche parole, finalmente tu eri considerato cittadino a pieno titolo. Tant'è vero che se voi andate a leggere il discorso di Mussolini, lui continuamente fa appello alla cittadinanza delle province della Basilicata, della Sardegna, di questi più desolati, in cui lui dice: voi cittadini italiani, una figlia di Roma, ancora la retorica, però una retorica unificante, inclusiva. E poi ci so che ancora molto è da fare nelle vostre province, però, no? E a questo punto però, se diciamo il nero interno non c'è più, dove è finito? Cioè, c'è sempre bisogno di un rapporto forte, no? Di contrapposizione. Beh, il nero è completamente, diciamo, espunto e collocato nelle colonie, immediatamente. Siamo in un periodo in cui l'antigiudaismo, che è stato profondamente alla radice del Risorgimento e dell'Italia liberale, molto sentito nelle vite urbane, nella Chiesa Cattolica, ovviamente non era sentito nelle campagne perché era un qualche cosa che non si vedeva, non si sentiva, rimane forte anche durante il fascismo, però in realtà moltissimi degli altri borghesi ebrei che avevano partecipato alle battaglie risorgimentali fino ad arrivare a Fiume, quando vedono il fascismo entrano in massa dentro le gerarchie fasciste. C'è un bel libro uscito poco tempo fa che si chiama Il Portista Ebreo, cioè l'idea che soprattutto appunto queste componenti profondamente nazionaliste degli ebrei, della, diciamo, della comunità ebraica italiana, fossero arrivate attraverso il nazionalismo, i movimenti nazionalisti di Alfredo Roccolo, quello che dice Roccolo, cioè fossero entrati dentro il fascismo, era, come dire, in un certo senso la controprova che non era sicuramente l'ebreo interno ad essere il punto di contrasto per costruire l'Italia un nuovo fascista, ma era sempre comunque sternalizzato, era là fuori, non è detto. Nel momento in cui c'è da costruire un italiano che sia unico, no? E che sia di stirpe proletaria, maschia rivoluzionaria, romana e compagnia cantante, quindi dopo entreremo più nel concetto di virilità, femminilità, di dicendo, perché secondo me si costruiscono proprio su questi due lemmi, i colori attraverso cui viene dipinta l'italianità. Questa stirpe deve essere costruita con qualcosa che è evidentemente altro, però è sempre un contrasto eterodeferente. Se prima era interno ai confini, poi lo è esterno ai confini. Questa è la mia tesi. Per cui che cosa si ha? Si ha la glorificazione della massaia rurale. Adesso vi faccio vedere una cosa molto bella, ecco, no?
Mussolini uguale, l'idea della ruralità come italianità, la madre Italia, viene un po' recuperata l'idea della madre nazione di tipo risorgimentale, però è gaudente, sorridente, è felice, non è la madre, come si dice, aspetta, mater, la madre che si sacrifica sostanzialmente, che sacrifica se o la sua, o salve il suo sangue, madre dolorosa, tipica della costruzione nazionale liberale. Non è questo, ma è gaudente, ride, scherza, e poi leggendo le cose che scrive uno dei più grandi genetisti del tempo, cioè Nicola Penne, scrive Biotipologia umana e razionale del 1933, lui dice la donna italiana deve sapere servire in modo sessualmente attivo il suo compagno. Non deve essere come il cattolicesimo talvolta la vuole, ma erroneamente, no? Succube, silente e non intraprendente. Lei è giuliva, partecipa, è sensuale. La massaglia rurale, cioè tutte le caratteristiche che venivano associate in modo negativo durante l'epoca liberale alla donna del sud, diventa la tipologia massima, no? Massimamente rappresentativa della donna durante il fascismo, cioè della donna fascista, della nuova fascista, diciamo. Però come si fa, se questa è un po' l'eretta, perché tanto se nell'epoca liberale la costituivano come nera e la sensualità era attaccata alla nerezza, come si fa a distinguere la sessualità attaccata alla bianchezza dalla nerezza attaccata solo alle africane? Ebbene, stabilendo forme, come dire, di rigimentazione molto precisa e di divisione fra ciò che è madre, santa, sessualmente attiva ma sempre devota solo esclusivamente al marito, alla patria, al fascismo, e dall'altra, la chiesa c'è ma fa parte di queste cose, ma c'è ed è nominata talvolta, ma la patria, il fascismo, il regime sono queste, poi ovviamente il patriarcato, e l'altra è la madame, cioè è la prostituta, che è naturalmente prostituta. La differenza deve essere stabilita in questo modo. Quindi secondo me, mentre molti hanno indagato la costruzione della virilità rispetto all'omosocialità che si aveva nell'esercito con gli ascari in Eritrea, piuttosto che con i libici nei bordelli in Libia, via dicendo, la questione della femminilità è fondamentale. Alcune storiche hanno indagato le due cose in modo separato, cioè maschio bianco e donna nera, quindi all'interno di questo rapporto come veniva costruita la esotizzazione del corpo nero, della donna nera, altre storie che si sono occupate invece della nazionalizzazione del corpo della donna attraverso l'opera maternità e infanzia, attraverso la maternità e infanzia, attraverso le leggi che penalizzavano gli scapoli, quelli che invece foraggiavano sostanzialmente le famiglie numerose, che permettevano alla donna di stare a casa, curare i figli, quindi la donna nuova fascista come madre e tutte queste cose, ma mi sembrava che mancasse un po' il punto di congiunzione tra queste cose. Cioè, per me l'opera nazionale della infanzia o la restrizione del giorno della madre del fanciullo non sono inscindibili dalla categorizzazione della donna nera in un certo modo. Cioè, da un lato, per distinguerla, hai bisogno di rigimentarla all'interno di un regime patriarcale, cattolico, rurale, che si contrappone da un lato alla donna emancipata con i capelli, la maschietta che guarda oltre Alpe e balla Charleston, delle zone urbane, quindi la massaia rurale, però dove c'è, diciamo, l'egemonia del patriarcato dal punto di vista culturale e il dominio patriarcale dal punto di vista materiale. Dall'altro bisogna di una costruzione della femminilità nera invece come completamente lasciva, pronta a essere penetrata, luogo di sperimentazione della femminilità bianca, ma va bene la madame perché, no, meglio una che tante, se no sai, si figlie. Te ne tieni una sola a casa, magari a 6 anni, va bene, perché tanto è naturalmente puttana. Non sarà mai fedele al
ovviamente non stiamo parlando delle libiche, perché lì c'è una dimensione lentissima, stiamo parlando di età eritrea e personale. Ora, vediamo se riesco. Vabbè, queste due immagini sono secondo me geniali, che da un lato hai la, come dire, la schizofrenia, la immagine composita della femminilità, da un lato la fascistissima in camicia nera in basso, in alto la donna rurale, che sono le varie facce della donna fascista, che non è mai avuto una sola, come anche l'uomo fascista, non l'uomo fascista ne ha tanti. Ha il virile tante camicia nera, ma anche il padre di famiglia che banga, che cresce la famiglia, che è sempre dedito ai figli, cioè ha tante, non ce n'è una sola, ecco. Infatti ogni diffidate di qualsiasi descrizione che sia troppo polarizzata, perché non è vera, altrimenti non si capirebbe perché il consenso arrivasse da così tanti strati di popolazione diversi. Ecco, vi dicevo, nel 27 appunto si chiude l'idea della, dell'emigrazione come positiva, ma l'emigrazione verso le colonie sì, ma soprattutto la valorizzazione. Noi non siamo più, cosa se vi ricordate, vi suona familiare, noi non siamo più emigranti, ma siamo italiani all'estero. Okay. Questo l'ha detto Mussolini più prima. La valorizzazione dell'immigrazione, noi non stiamo andando da poveri, straccioni, schifosi, il meridione d'Europa, noi italiani uguale meridione d'Europa, quasi che dicono appunto non sono noi e John Dickey, ma noi andiamo a colonizzare gli Stati Uniti. Noi stiamo andando a dare l'apporto culturale agli Stati Uniti. Cioè, appunto, se vi ricordate un certo sindaco di Treviso, cosa disse? Esattamente questo, lui creò il Comitato degli Italiani all'estero, perché appunto noi non stavamo emigrando in cerca di lavoro, ma noi stavamo andando a dare il contributo delle, delle menti eccelse al mercato del lavoro più fiorente. Ed esattamente l'operazione che fece, per cui la gente smise, non è che smise, però quando a un certo punto, giorno dopo giorno dopo giorno, le maggiori testate giornalistiche, la parola emigrazione, emigrante, sparì dal vocabolario, e c'è una risignificazione consistente, significativa. Questo serve per la costruzione dell'italianità. Le statue, i grandi monumenti, non sono solo, come dire, celebranti la storia d'Italia e il fascio come coronamento, anzi come capacità storica di un movimento di incarnarsi nella nazione e capirne la missione ultima, il fine ultimo. C'è un elemento di grandiosità che è affascinante, veramente affascinante, perché riesce con alcune parole a chiudere in un lemma unico razza, nazione, impero e fascio. È tutta una cosa unica, non c'è soluzione di continuità. Il fascismo è vincente perché l'interpretazione, diciamo, della storia e delle finalità, no, di un percorso storico di un popolo, no, attraverso i secoli. Molto potente, considerando invece, diciamo, il regime discorsivo liberale, che era, che diceva, ma gli italiani del sud non sono solo, diciamo, resistenti ai mille, non ci danno una mano, ma ci sabotano pure. Non hanno capito niente, loro non capiscono la missione del risorgimento. E il fascismo cosa dice? Noi siamo l'avveramento della missione storica. Noi come popolo italiano dentro il fascismo, quindi è incluso tutti. Ovvio che sappiamo perfettamente che questo è il discorso, poi nella pratica delle relazioni sappiamo perfettamente che non era nel genere, però l'idea di italianità è inclusiva, profondamente inclusiva. Questo è, qui ci sono alcune immagini ovviamente del rapporto con la nerezza. Ecco, su questo vi volevo fermare un secondo, perché il concetto di stirpe di razza nel fascio. Ovviamente razza e stirpe a partire dalla seconda guerra mondiale non vengono più utilizzate nel linguaggio italiano per distinguersi, perché conforme del tarato. Non solo perché in Italia è tarato a causa del fascismo, ma è tarato in tutta Europa. Tant'è vero che si parla di race, di razza, laddove, diciamo, non c'è stata
l'esperienza di Vichy, di Franco, del nazifascismo, ma diciamo la razza è stata ricodificata all'interno di regimi liberali, democratici e liberali. Ok, dov'è che si usa razza? Si usa negli Stati Uniti, si usa in Brasile, si usa in Inghilterra, si usa in Australia, si controlla. Razza sparisce invece dall'Europa continentale, perché c'è diciamo l'associazione immediata della razza con un pensiero positivista che parte dall'idea che razza è necessariamente fenotipica barra genetica, quindi ha a che vedere con il supporto biologico del corpo. Invece, poi più avanti ovviamente, la razza è stata, come si diceva l'altra volta, decodificata come costruzione sociale, per cui puoi essere di pelle nera, ma non necessariamente la razza configura la tua pelle, ma è più la tua storia in quanto persona che è stata localizzata in quel periodo storico e all'interno di quella, per esempio, quella provincia giuridico-legale, per esempio. Vi faccio un esempio perché capisco che è un po' complicato. Cioè, puoi essere nero, afro-brasiliano, afro-americano. Puoi essere nero, afro-brasiliano oggi, afro-americano 60 anni fa. E cambia molto la tua condizione di neretta all'interno di questo. Quindi diciamo che è legato alla tua storia particolare, che è territoriale, storico, giuridico, sociale, e via dicendo, culturale, via dicendo. No? Puoi essere ricco, non puoi essere ricco, sei donna, no? Chi ha visto quello che viva l'altra sera? L'hanno ridato. La frase che gli dice il marito, Albert, a metà del film in realtà, è l'inizio del libro di Alice Walker, non me la dice nessuno. Brutta, nera, femmina, non valgo niente. Ed è perché lì si colloca immediatamente all'interno di quelle che sono le linee di classe, di colore, di genere, diciamo, no? Dove? Nell'America del Sud. E lì si chiude. Per cui vi dicevo, non ci siamo arrivati qua, aspetta. Sì, allora, stirpe razza. Il concetto di razza sparisce, ma in realtà nella mia tesi, come vedremo poi dopo, rimane l'eteroreferenzialità. Al tempo, razza stirpe non era così chiaro, perché i mediterraneisti, come Pende, dicevano che la razza italica è un insieme di stirpi. Cioè, storicamente ci sono vari stirpi, ovviamente tutto interpretativo, non prendete mai niente come reale. Cioè, sono persone che tentano di dare un nome alle cose e quindi inserire dentro un regime discorsivo di intelligibilità della differenza e di normatizzazione o naturalizzazione di determinati elementi invece ideologici. Ora, Pende per esempio diceva la razza è un insieme di stile e lo prendeva da Sergio, da quello che ho nominato prima, Giuseppe Sergio. Perché? Bisognava spiegare come Carlo dal nord al sud sono tanto diversi gli italiani. Allora noi appunto da felici mescolanze nasce la gloria degli italiani, la razza italica. Perfetto. Questo succederà fino al... che è sempre romano e mediterraneo. Cioè, la rivendicazione della mediterraneità, mentre, come vi ho detto prima, durante l'epoca liberale della mediterraneità, no, molte male, no. La mediterraneità come priorità, invece qui c'è una rivendicazione della mediterraneità. E romanità come fascismo e risorge per la terza, qualcuna volta dice terza, qualcuna volta dice quinta, secondo la politica, Mussolini, per la quinta volta saremmo alla ribalta delle sorti dell'umanità. Perché il fascismo in un certo senso è erede della grandiosità romana, dell'antica Roma. Questo rispetto a cosa vi dicevo prima, c'è cioè l'idea appunto che la donna nera è sempre pronta, è sempre disponibile, l'Africa e la donna nera sono la stessa cosa, sono terre da penetrare, da conquistare, penetrare, possedere. E questa c'è non solo nella letteratura e nella saggistica, ma c'è anche solo fotografie amatoriali, sono le cartoline, che ricordini che si portavano i soldati. E appunto non solo c'è un'associazione Africa, corpo nero, femminile, sempre disponibile, non fa parte appunto solo della saggistica ideologica, che non è così, ma anche dei romanzi,
della memorialistica, delle corrispondenze, ovviamente non con i nomi, ma tra i soldati o diciamo. Questo sono massaia rurale, la differenza fra la massaia rurale e la donna che vi ho appena fatto vedere. Cioè Mussolini parla alla massaia rurale che tiene il bambino ed è la madre in Italia. Cioè è chiarissimo insomma da questo punto di vista. Anche qui, sempre la massaia rurale e comunque la donna in abiti tradizionali, che però veste anche la camicia nera, che è sempre sorridente, sempre giuliva, che ha un buon rapporto col sole, con la frutta, con la terra. E non so, cos'è che disse Berlusconi una volta, noi siamo la parte della pizza del mandolino, sì, sì. È lì, è proprio la filigrana dell'autodefinizione, del senso, che il senso comune dà dell'italianità. Contrapposto a Obama che è bello e bonzato. Questo, non mi ricordo che ho provato a cercarlo perché volevo una definizione più alta, questo è speciale, questo è perfetto. È degli anni 30, primissimi anni 30, e è chiaro, è chiarissimo il fatto da un lato appunto lei è mora, sì, chiara, bianca, ma è mediterranea, no? Il rapporto con la normalità è stabilito immediatamente, no? Queste sono le vive degli anni 20 e 30. Queste in particolare sono molto bionde. Aspetta, ve lo faccio vedere dopo. Ecco. Voi ve la ricordate la Clara Calmai? Chi ha visto Profondo Rosso? Nessuno ha visto Profondo Rosso? Sì, ho visto, ma non ho visto. Dario Argento? Sì, vedi. Vabbè, ti ricordi la omicida, la signora, la mamma del ragazzo, e questa donna qua, un po' più vecchia. Infatti, anche in Profondo Rosso, le fa vedere al protagonista, all'Evans, gli dice, vedi, queste sono le foto di quando io ero una grande attrice. Ed è lei. Ecco, lei insieme a Girotti, al gran figo, erano gli elementi massimi dell'italianità. Moro, alto, beh, Girotti e castano con gli occhi chiari, un uomo statuario, però è tipicamente romano nella concezione. E lei è calda, passionale, con questi capelli neri. Allora, qual di queste è italiana? Dopo un po' ci arrivi a capire qual è. La Luisa Ferida, lei, avete visto quel film con quella cagna della Bellucci Zingaretti? Uscito, era di... non di Barone, no? Due o tre anni fa sono questi due amanti fascisti, amore... Ah, il sesso tra l'amore. No. Amore criminale, qualcosa del genere, non mi ricordo bene. Comunque è sulla storia di questa attrice, del suo compagno, che è un uomo della grande cinematografia italiana, che furono così, diciamo, strenui difensori, sostenitori del fascismo, furono tra i pochissimi sugli unici a passare la pubblica in salotto. Quindi furono proprio fino agli ultimi. Però se voi la guardate, questa qui, specialmente in questa inquadratura, libica, greca, comunque mediterranea, profondamente mediterranea, lei era un simbolo dell'italianità. Per quello, tornando a quello che dicevo prima, era importantissimo avere una visione limpida e omogenea della femminilità italica. Per cui, per esempio, anche nella cinematografia, nei documentari, nei film, dei telefoni bianchi, più avanti quelli un pochino un po' più passionali, telefoni bianchi, la morte dei sensi, era o bambina, ma sempre ricordava o il suo bene o il suo male. Non c'era mai una via di mezzo, non erano mai psicologicamente turbate, guai mai la psicanalisi, cioè erano figure totalitarie, o l'una o l'altra.
o era quella che aveva il marito, o faceva l'amante del marito di qualcun altro, era cattiva, oppure era strabuona ed era l'eroina, la madre della patria. Poi il documentario su queste poverette che venivano, molte delle prime attrici del fascismo venivano dal teatro o dal femminuto, ma soprattutto dal teatro. E erano delle nette diciamo, davanti alla marcia del paese. Più avanti invece queste più giovani che arrivano lì da Valli, la Clara Calamai, la Felida, sono non proprio bravissime, infatti l'unica che farà successo e che continuerà dopo è Rita Valli, a un certo punto se ne va negli Stati Uniti e torna negli anni 50, va con gli sconti, via. È giovanissima, Rita Valli comincia che è adolescente, poi la vediamo. Beh, in questi film, appunto, non esiste una sfumatura che ti porti a dubitare del sommo male o del sommo bene. Anche il gioco che loro hanno di interpretare, appunto, molte sono attricette, okay? È quello di vestire talvolta il panno della massaia rurale, di fare questi film sulla terra madre, compagnia cantante, dove praticamente è veramente terrificante guardarli, perché è come mettere la Gloria Guida a fare la donna delle risaie, la bambina, cioè non so se rende, non c'entra proprio niente, eppure era l'idea comunque del filo diretto che doveva necessariamente collegare queste diverse figure femminili. Poi ovviamente queste sono tutte figure, tutte fotografie amatoriali che io recupero attraverso internet perché entro nei siti o dei super fascistissimi. Sì, infatti mi leggo delle cose che sono favolose. Oppure, diciamo, di persone di una certa età che fanno parte dell'Associazione Nazionale Ex Combattenti e che in un certo senso, ma ci sono delle riflessioni molto interessanti, di figli che hanno recuperato, quindi se ne scambiano con ancora, li riduce ancora vivi, i superstiti. Ed è interessante vedere, cioè, ovviamente ci sono le battutine, però è anche interessante vedere come loro tentano di ricostruire la vita dei loro genitori, nonni e via dicendo, e di rapportarla all'Italia di oggi, anche sul bel pudore, no? Cioè, sono quelle commenti anche veramente molto belli, ok? In questi casi loro sono, le vallette accondiscendenti, non direi prostitute non necessariamente, però generalmente sì. Loro sanno che possono guadagnare una fettina di potere, che sia potere economico, che sia potere contrattuale, culturale, di accesso per se stessi, per i propri figli e proprie figlie, a situazioni di benessere, avendo accesso a pezzettini di potere del colonizzatore che sono veicolati da una relazione di intimità. Okay. Ma ci sono altre foto, altre persone. Quella ragazzina lì era tanto felice, e ce ne sono alcune immagini in questi archivi, fatevi una ricerca, cercate donne eritree oppure appunto donne abissine, fate immagini su Google e vi vengono fuori, infatti queste cose vi vengono direttamente ai siti o a questi blog o archivi o filtri e via dicendo. E appunto alcuni dei commenti sono intelligenti, dicono sì, questa non mi sembra per niente contenta, è molto piccolina, mio padre la raccolta qui, la racconterà, quando in realtà poi le collocazioni sono sempre molto vaghe. E anche lì è interessante, ci sono alcuni scritti e commenti fatti da donne dei primi anni 80, le prime antropologhe o storiche che si occuparono di questa cosa, secondo me un tantino moraliste per quello che mi riguarda. L'uomo bianco saltatore, sì, ok, magari un po' più articolato ci interesserebbe, sottolineano il fatto che c'è tanta immaginazione e desiderio da parte di chi fotografa, cioè magari è scritto donna abissina, magari sola, però perché ci sono le sue fantasie, la sua biografia, cioè non è mai, come dire, da prendere con oro colato. Ed è interessante quanto anche l'immagine possa essere mediata da biografie a noi sconosciute o da appunto, magari amori o fantasie sessuali o via dicendo. Allora, questo è
Rasmara, fa abbastanza impressione, secondo me. Qui c'è qualcosa sugli anni 50. Prima di arrivare a questo, chiudo la parentesi sul 38 e 39. Vi ho detto appunto che la legge organica del 36, la legge organica per le colonie del 36, comincia a segnare la svolta appena stato proclamato l'impero. Sostanzialmente, come vi dicevo, da un lato la donna italiana, quante donne italiane sono andate in Etiopia? Due, a parte le prostitute che venivano portate apposta dopo la, diciamo, messa per legge del Badamato, perché gli italiani appunto si sfogassero solo con donne della stessa razza. Italiane in Libia ce n'erano, ma chi è che si sposava con un libico, con un suddito dell'impero essendo cittadinato? Era fuori di testa. In questa legge, sostanzialmente, con la legge organica del 36, viene sancito che, anzi viene ribadito rispetto a quello del 33, che una donna che si sposa con un uomo suddito, non bianco, ovviamente le due cose sono intercambiabili, perde la cittadinanza e assume la cittadinanza del suddito. Che significa che anche un figlio mezzo sangue, mentre nella legge del 33 c'era la prova della razza, per cui se c'erano, diciamo, se veniva fuori bianchino, anche se era meticcio, era rieducato all'interno delle scuole, dei licei, delle missioni sul territorio, era considerato comunque italiano, non subito. Adesso non importa, se tu sei figlio anche bianchino, però meticcio, tu italiano non devi tagliare. Questa è secondo la nuova legge. In più appunto è una vera e propria punizione quella che si infligge la donna che più ipoteticamente che realmente si sposa con un suddito. Beh, è proprio l'idea di una specie di avviso chiaro. Tu donna devi, sei genitrice della razza, madre della stirpe, tu non puoi abbassarti una cosa del genere. È un monito più che censorio rispetto a una pratica comune, non esiste, non c'era, ok? Appunto nel 1937 poi viene approvata la legge che mette fuori legge il Badamato. Nel 1938 ancora qui si parla di razza, cioè di razza c'è bianchezza, perché ovviamente è contrappuntisticamente creata per contrasto con la nerezza, visto che siamo proprio in materia di rapporti razziali. Però ancora gli italiani sono mediterranei romani. Nel 38, il professore, no? Per una serie di ragioni che sono sia geopolitiche, ovviamente anche di, diciamo, revanchismo, affermare di punto in bianco che gli italiani, l'articolo primo del manifesto dei cittadini razzisti del 38, sono ariani, significa finalmente assurgere a quella categoria discorsiva che ti permette invece nella materialità della tua cultura, delle relazioni culturali con l'Europa, di dichiararti europeo e essere allo stesso identico livello con le altre grandi nazioni centrali nordiche. Il problema è che comunque sia, fino all'anno prima Mussolini ancora si scagliava contro le tesi arianiste e contro l'antisemitismo tedesco, germanico, nazista. E diceva, ma non è vero, non è possibile, perché noi, i nostri martiri per l'unificazione, come Roberto Sarfatti, per cui scrive addirittura un discorso dedicato a Margherita Sarfatti, ex amante sua, che è la madre di Roberto, ricordando il figlio caduto per la patria come uno dei martiri appunto del risorgimento ebreo. Lui dice, assolutamente no, noi siamo pieni di ebrei dappertutto. Hanno costruito la nazione insieme a noi, sono parte integranti, noi non accettiamo l'antisemitismo e via dicendo. Io, se volete, vi leggo qualche passo del manifesto, se non l'avete mai visto, perché è geniale. Allora, ovviamente noi siamo di razza ariana, siamo superiori non a una razza ma a tutte le altre razze, e gli ebrei, anzi vi leggo, il discorso semisegreto che Mussolini pronunciò pochi mesi dopo, in cui praticamente dice queste cose. Ma è interessante perché, vedrete, ha
una fortissima tonalità difensiva. Sa perfettamente che ha preso una strada di devia, che devia completamente da quello che ha diciamo, prescritto l'ideologia razzista, fascista fino a quel momento. Sì, a un certo punto dice sì, noi siamo ancora mediterranei romani, ma la romanità comincia ad avere meno peso, la mediterraneità smette di essere il proprio destino. Siamo ariani. E dice come mediterraneo, però siamo ariani. E questo è fortissimo, tanto è vero che pende, e questo lo disse anche Galeazzo Ciano, poi Renzo De Felice ha fatto ovviamente delle ricerche, Renzo De Felice è uno dei primi storici, più grandi storici del fascismo. E fu Mussolini che lo riprese questo, l'ha fatto scrivere ai 10, 12, quanti cavolo erano, scienziati razzisti. Però poi l'ha ripreso, ci ha messo le manine, l'ha diciamo, di filo l'ha reso in linea con una serie di prescrizioni perché potesse avvicinarsi a quella che era un'idea di razza e realtà più vicina a quella tedesca. Tant'è vero che a un certo punto Sabato Bisco e Nicola Pende vanno lì e dicono: ma noi non vogliamo fermare più, perché questa roba non ci appartiene. E ovviamente queste persone vengono sentite e firmano e basta e finisce. Ma uno come Nicola Pende, come era stato quello della biotipologia umana razionale, che aveva stabilito appunto la razza tale da quando sistema, queste cose qua, come può dire a un certo punto che deve essere altri? Allora vi leggo questa cosa, poi vi farò vedere che ore sono? 4:30. Ok, quindi diciamo che sì, vi faccio vedere solo le immagini dopo e poi così passiamo alla discussione. Allora. Dice: io ho parlato di razza ariana nel 1921 e poi sempre di razza ariana non ha parlato ovviamente nel 1921, una o due volte solo di stirpe, evidentemente alludendo alla razza, e di suo storico. E quindi ho respinto le parole schiatta, genere umano, eccetera, e altre parole che sono troppo evanescenti. Ed ho parlato di uomini vivi, di carne ed ossa. Per il Papa le anime non hanno colore, ma per noi molti hanno il colore. Pur avendo io sempre parlato di razza, la borghesia si è risvegliata all'improvviso e ha detto razza. Allora io mi sono domandato, per avventura non sarei come quell'autore più citato che ho letto io. Il problema razziale per me è una conquista importantissima ed è importantissimo l'averlo introdotto nella storia d'Italia. Quindi la razza esisteva prima o l'ha introdotto prima nella storia d'Italia? È molto interessante.